Sorrisi che voi tutti ci aiutate a distribuire. Oggi festeggiamo il nostro primo anno ufficiale di associazione e questo è solo grazie al tuo cuore. Il giorno che è nata l'associazione, lo stesso giorno che è nato Andrea. Io prima dicevo, perché Andrea proprio a me? Perché è un bambino che non sta bene. Invece mo ho capito che è venuto da me perché era giusto, perché io l'ho amato e l'amo tanto. E allora Andrea, siccome era un bambino particolare, era giusto che andasse da una mamma che lo volesse un mondo di bene. Infatti io questo l'ho capito, che ho dato tanto amore ad Andrea. Infatti io gli parlavo tutti i giorni, dicevo: Andrea, io ti porterò a casa. Stasera sono emozionata veramente, perché a vedere tanta gente che mi vuole bene, questo mi commuove, sono felice e vi ringrazio a tutti. Ci sono tanti bambini che hanno bisogno di un sorriso, e noi almeno quello cerchiamo di dargli, non sempre ma spesso. Come lo scorso anno è sempre emozionante ripercorrere quel percorso che, anche attraverso la sofferenza, come diceva il Vangelo stasera, ci apre alla risurrezione, anche qui oggi in questa vita. Quindi la casa di Andrea, l'associazione che un anno fa è stata fondata, questa sera vive di nuovo l'emozione, ma anche la consapevolezza e la responsabilità di continuare a fare tanto e di allargare soprattutto questa rete di attenzione e di solidarietà con i bambini che soffrono e anche con le famiglie che non hanno le cose essenziali a volte. Ancora oggi questo capita.